Di nuovo il nostro Paolo Parisi in cucina con le sue uova ed una versione di carbonara diversa che lui chiama estiva, una carbonara che si può mangiare pure d'estate. L'hanno definita fusione a freddo i giornalisti del nord. Allora, comunque, diciamo subito una cosa, è una ricetta, la carbonara romana, e questa carbonara è stata accettata a Roma, il che non è poco, perché che a Genova si accetti una pasta al pesto diversa è grande cosa, e quindi una carbonara diversa accettata a Roma dai romani è stato un grande successo. Vabbè, vediamola da vicino, dai. Dai. Allora, gli ingredienti sono la mia tagliatella all'uovo, cioè mia nel senso che è una tagliatella fatta con le mie uova. In alternativa, una tagliatella all'uovo. Eh sì, perché le mie costa troppo, come al solito. Poi, limone, è meglio di questo, non di sorrento. Esatto, surriente. Torno al surriente. Olio extravergine. Pepe. Uova. Formaggi, poi li definiamo. Il mio guanciale, di nuovo mio, tutto mio. Avendole e dell'aglio. Mie, però, avendole mie. Coltello però è mio. Il recipiente di coccio, perché poi la mantechiamo a freddo, praticamente questa carbonara è mantecata a freddo, noi cuoceremo la pasta in acqua salata come al solito, poi tiriamo sulla pasta e la mettiamo in questa crema. La crema è fatta con uova, formaggi, un pochino d'aglio, pepe, un pochino d'olio, un pochino di limone. Senti, io però ieri ti ho sentito dire al telefono con tuo figlio, sì, che proprio se uno una padella di coccio non ce l'ha, che cosa può utilizzare? Una vasca comunque di vetro, di coccio o di ceramica. Un Pyrex, un Pyrex va benissimo. Allora, il problema è questo. Le femmine, una cosa per fare torte, la tenono sempre, capito? E quindi sì, utilizziamo quella di Pyrex. Manca un elemento, la nota vegetale, ce la siamo dimenticata, la andiamo a prendere su. Tac, è comparsa. Allora, direttamente dal vaso, quindi viva, la maggiorana. Questa, diciamo la verità, non è maggiorana, è origano, ma sono parenti, cugini. La maggiorana è leggermente più balsamica, l'origano è più origano. Quando sono freschi si confondono. Adesso cominciamo, iniziamo a grattugiare i formaggi, però diamo anche le dosi, un uovo intero a persona, un uovo per persona, bianco e rosso, tuorlo e albume. Ogni uovo aggiungiamo 30 grammi di questa miscela, grana e pecorino, della migliore qualità possiate trovare. Poi c'è il resto, oltre alla pasta, che sarà una dose di, diciamo, la pasta secca sarebbe uno 70 grammi, questa è una pasta all'uovo, quindi se ne mette la metà, 35, insomma, comunque... Una porzione e il resto è tutto un cubì, hai capito? I pesi sono un uovo, 30 grammi di miscela di formaggi, 30 grammi di guanciale, poi vedremo come va tagliato il guanciale. Traduco il cubì, si dice a uocchio. Quanto basta? A uocchio. A uocchio. A uocchio. A uocchio. Che sarebbe la considerazione della casalinga del quanto basta. Perché quella vede a occhio quanto occhio. Va. A occhio, giusto, dai. Allora io comincio a carteggiare. Pazienza. E qui ci vuole un po' di pazienza. Abbiamo grattugiato il formaggio. E ora ci mettiamo le tre uova. Abbastanza facile, intere, vai, tac, una. Due. Ho mangiato bene, ragazzi. Ho mangiato bene. Il calcio c'era, ma io sai che alle galline gli do il latte di capra, no? Sì. Nel latte c'è tantissimo calcio. Una goccina d'olio, tanto per rendere il composto fluido. Così. Non di più. E cominciamo a fare la crema.
E adesso abbiamo il nostro la nostra crema, più che composto, dai. Quindi cominciamo a metterci un po' di pepe e qui c'è il famoso QB, che è, com'è che dite voi? A occhio. A occhio. Il pepe è macinato grosso perché, come nell'uovo assoluto, voglio lo scrocchio sotto il dente. Con questo pepe ho già spiegato che si può un po' abbondare. Poi, dopo il pepe, ci mettiamo il limone. Ci manco il bicchiere? No, il rigalimone, eccolo qua. Ah, già. No. Questo è un limone sorrentino, con questa operazione si fa uscire anche gli oli essenziali dalla buccia. Ha un buon profumo, eh? Allora, poi lo spicchio d'aglio. Ma Rosy non la mangio. Quindi, aglio fresco, pepe l'abbiamo messo, un po' di questa roba qua. Vegetale. Un po' di nota vegetale. Una nota vegetale. Una nota aggiungiamo vegetale. Una nota aggiungiamo vegetale. Aggiungiamo una nota vegetale. Questo guanciale affumicato, con una affumicatura un po' particolare. Dobbiamo prenderne quanti grammi? Pochi. 30. 30. 30, 60, 90. 90. Quanto sarà così? Proviamo. C'è un po' di meno. No, andiamo. 100. Abbondiamola. Sottile? Lo devo fare a fiammiferino. Siccome poi sarà importante essere veloci, perché cosa succede? Noi tiriamo su la pasta calda, la buttiamo qua dentro ben scolata, perché c'è un bel composto liquido. Questo qui si deve distribuire bene, buttiamo un pochino di formaggio anche qua, così riusciamo, accompagniamo un po', così lui rimane più diviso, se no si tende ad appiccicarsi. Bella questa, questa sì. La possiamo fare sempre. Sempre, certo, sì. Ok, andiamo a cuocere la pasta. Andiamo. E quindi buttiamo la pasta. In acqua salata. Certo, come sempre, sì. Questa è una pasta che cuoce in 2-3 minuti. Ma questo è risparmio energetico. Scaldiamo la cofanina di coccio sul vapore di cottura della pasta. Allora, io la tiro su in parte così. Così conserva un po' di acqua. Appena appena, sì. E in parte la scoli. In parte la scoli. Zac. Nel tempo che io scolo, tu cominci sì, a girare, vero? Esatto, vai. Vai pure con la pentola. Guarda che bella crema. La mantecatura è perfetta, bellissima. Si deve sempre vedere un po' di sugo. E guarda, ci siamo. È pronta. La carbonara a crudo è pronta. Non resta che metterla in un piatto. L'impiattamento non è il mio forte, di sicuro. Infatti lo faccio sempre fare agli altri. Io cucino, poi dico servite voi. La vediamo se sei promosso, perché io ti tengo ancora che non è che so certa che veramente ti credo che sai cucinare. Vediamo. Basta. Poi guarda che boccone esagerato che devo fare. Non sono abituata. Le tagliatelle sono lunghe. È buona. Il limone si sente molto. Ci sta. Anche la nota vegetale, come ti piace dire, è ben amalgamato. Ma dimmi una cosa, è una carbonara da caldo. Sì, guarda, senti da che spiaggia. Non è... da piscina. Sotto ombrello. È da ombrellone questa carbonara. È buonissima davvero, scherzi a parte. Un bacio a tutte voi, signore. Ciao!
fateci sapere. Se si mette vino poco taglio di meno, per me. Strong will is needed to serve.